The Voice includente, divertente, a volte dissagrante, ma un The Voice che vuol bene alla musica e che vuol bene soprattutto ai ragazzi. La nostra missione è trovare una o più voci che abbiano successo anche dopo il talent. La vera sfida per me, quando ho fatto il giudice, ma soprattutto adesso che conduco questo programma, è tutti uniti per cercare di dare una vita, un'opportunità a dei ragazzi che possano vendere dischi, che possano fare mainstream, che possano avere una vita dopo il talent. Quando ho fatto il giudice di X Factor, notavo che c'era una penuria di autori musicali. Tant'è che nei miei tre anni di X Factor avevo un ragazzo che si era presentato nella mia squadra, si chiama Daniele Magro, che poi è diventato un grandissimo autore di testi, autore di musica nel panorama musicale italiano. Per me era importante trovare nuovi autori, e grazie anche alle nuove tecnologie e grazie anche ai nuovi stili come quello di Gue Pequeno e di Elettra Lamborghini, ho trovato tanti ragazzi che scrivono i loro pezzi, che vengono con già un bagaglio di pezzi loro, e sono molto orgogliosi di questo, e soprattutto suonano uno strumento. Quindi l'idea è che i ragazzi di oggi non siano così superficiali come il pensare comune purtroppo a volte ci pone davanti, dei ragazzi così. Invece questi sanno cosa vogliono, hanno una grande passione, scrivono dei pezzi tra l'altro molto molto validi. Diciamo molto disagio, molta poca comunicazione, il problema della comunicazione per loro è molto importante. Nell'era dei social si tende a essere uno, no? Si tende a chiudersi in un mondo, a isolarsi, a essere uno, e questo invece, questi ragazzi pongono questo problema, non riuscire a parlare, non riuscire a comunicare. E questo si deve anche a, devo dire, io come genitore me lo sono posto come problema, perché fondamentalmente in tutti questi anni, negli anni 2000, fino adesso, anch'io me ne faccio una colpa, forse abbiamo dato ai ragazzi prima che ci venisse chiesto. E questo è, invece i ragazzi chiedono e noi dobbiamo dare. E ho trovato invece dei ragazzi che hanno tanta voglia di comunicare, e hanno voglia di comunicare attraverso la musica e attraverso dei testi che sono molto interessanti. E il disagio, o il fatto di non riuscire a comunicare, o che non gli venga l'opportunità di comunicare, è un tema ricorrente in tutti i pezzi che ho sentito fino adesso. Mi ha convinto intanto Freccero. E mi ha convinto il mio istinto. Da tanti mesi a questa parte ho ritrovato forza e un'esplosione creativa che mi ha convinto a poter venire a dare il mio apporto qui. Con Freccero è una storia che si era interrotta tanto presto, perché lui dopo pochi mesi era andato via. Io poi ho avuto, negli 11 anni in questa azienda, ho lavorato con ogni colore, ho avuto dei direttori meravigliosi che mi hanno sempre appoggiato. La fiducia per me è troppo importante, la fiducia in quello che faccio e la condivisione insieme agli autori, insieme all'azienda di un percorso, per cui ho trovato grandissima fiducia dei miei colleghi, che tantissimi mi hanno dato il bentornato, mi hanno aperto le porte del loro programma, e questo è una cosa eccezionale. Capisco che questa è una cosa eccezionale e mi riempio d'orgoglio. Non mi sono pentita, perché in quel momento ho rivendicato la mia scelta di pensare un po' di più alla famiglia, di andare in una rete, in un'azienda come Sky che non aveva una serialità. Mm-hmm. Anche lì è stato un piccolo, sono stata la prima a portare una serialità insieme a X Factor, eccetera, eccetera. Quindi il fatto di essere stata la prima, come sono state in tante trasmissioni in cui ho dato il mio apporto, no? Mi ha fatto, lo rivendico e lo rivendicherò per sempre. Adesso era il momento giusto per tornare.